Noi abbiamo quest'anno veramente fatto molto perché i bambini fossero una delle cose centrali della festa dell'Uva di quest'anno. Ci siamo impegnati perché stasera potessero fare questo spettacolo. Aiutano, molti di loro sono stati messi dentro la Proloco, aiutano a servire in sala, si introducono e imparano a crescere. Il paese di Ciggiano scommette sui giovani e vince. Nella frazione del comune di Civitella in Valdichiana è andata in archivio la festa dell'uva, del vino e dell'olio edizione 2023, che sarà ricordata come quella che maggiormente ha saputo mettere insieme ali e radici. Le radici di una tradizione che viene tramandata e portata avanti come i trattori d'epoca della collezione di Mario Lorenzini, le mani sapienti delle donne di Ciggiano in cucina, gli artigiani, le bande musicali e le majorette. Le ali sono i bambini, i giovani del paese che ad ogni età hanno dato il loro prezioso contributo con esibizioni, lavoro, impegno e tanto divertimento. Mai come quest'anno gli appuntamenti sono stati affollati di partecipanti, dalla prima cena a base di piatti della tradizione come il coniglio fritto, alla camminata del sabato pomeriggio tra boschi e olivi, al pranzo con l'occio, una tappa imperdibile ogni anno, ma anche il settore della pizzeria ha avuto il suo bel da fare. Tra gli eventi, i mercatini solidali e quelli dell'artigianato e l'intitolazione a Carlo Starnazzi, professore e studioso di Leonardo da Vinci, del Museo della Vite e del Vino. I ragazzi sono stati la parte più emozionante, due le esibizioni, la prima al venerdì sera con Salsa Manà. La seconda, la domenica mattina dopo la sfilata dei trattori d'epoca, un'esibizione legata alla tradizione contadina. La festa si è chiusa domenica sera con il DJ set di Nicola Lucioli, ma le danze si erano già aperte dal pomeriggio con il carro discoteca di Lorenzo Paggetti. Insomma, una festa che mette insieme passato, presente e soprattutto futuro di un paese che ogni settembre si ritrova a comunità attorno alle sue più antiche tradizioni.